una donazione che arriva al comune di Subiano, ma anche importante perché nel proprio stemma c'è questo Giano, giusto? È il simbolo che ritroviamo nello stemma del comune di Subiano, questo Giano bifronte che appunto rappresenta il nostro comune. E è il primo monumento moderno che abbiamo nel territorio comunale, quindi per noi è un onore averlo inaugurato oggi e insomma, questa realizzazione è veramente il frutto di un'idea e di un impegno grande che hanno avuto associazioni culturali del territorio come la Cornucopia e il maestro Alessandro Marrone. Con molta sorpresa ho scoperto oggi che appunto un maestro con il quale ha iniziato appunto il maestro Alessandro Marrone era Luigi Cherubini, che insomma per noi è stato veramente il maestro per eccellenza del nostro comune, quindi è una bellissima cosa aver scoperto questo, mi ha emozionato anche, quindi è un motivo in più di orgoglio il fatto che un artista abbia riportato una scultura così importante, un'opera così maestosa, perché poi alla fine è anche una grande opera in tutti i sensi, e quindi è un motivo d'orgoglio in più che l'abbia riportato proprio dove lui è nato artisticamente. E questo ricordo è una cosa bella, insomma, mi fa molto piacere. E devo dire che ecco, averlo collocato qui alle porte all'ingresso del nostro comune, dove trafficano tantissime persone, è un bel segno perché insomma, ci rende anche presenti, proprio accoglienti nei confronti di chi entra e anche solo per transitare nel territorio comunale. È un ringraziamento che voglio fare un po' insomma, anche a tutta la cittadinanza, perché oggi qui ci sono tante persone presenti, non solo per curiosità ma penso che sia anche proprio per attaccamento alle nostre radici, alla nostra cultura. L'inaugurazione di un grande monumento che rappresenta il cuore proprio di Subiano, perché è il Giano bifronte, un monumento importante, un monumento che naturalmente è anche il simbolo del comune ma anche un punto di riferimento per chi naturalmente transiterà proprio lungo questa strada regionale 71. Quindi un grazie a chi naturalmente ha avuto l'idea naturalmente di progettarlo, come Alessandro Marrone, ma anche chi naturalmente ha recepito questa idea e quindi per primo l'ha promossa verso le amministrazioni comunali che si sono poi succedute. E in questo caso sto parlando della Cornucopia, che per prima vorrei proprio che parlasse, perché Giulio Locatelli rappresenta un po' anche la parte storica, culturale proprio di questo territorio, e Giano bifronte è storia e cultura proprio di questo territorio. Noi abbiamo proposto all'Alessandro Marrone questa idea, cioè quella di avere un simbolo che rappresentasse il nostro paese come ingresso del Casentino, quindi il Giano bifronte, che è un Giano che compare già nei primi stemmi ufficiali del comune di Subiano. Ce n'è uno molto importante della fine dell'Ottocento che ancora rimane all'interno delle stanze del comune di Subiano. E quindi questo paese, che è legato in un certo senso a questa divinità, viene così rappresentato da questa statua. Devo dire che noi che siamo stati promotori e comunque chi ha seguito quest'opera è rimasto veramente meravigliato soprattutto dalle dimensioni, oltre che dalla fattura. Pensate che questa statua, che è alta oltre 4 metri, è la più grande statua al mondo di Giano bifronte, roba da Guinness dei primati. Quindi un altro, diciamo, punto di orgoglio per la nostra comunità. Diciamo questo, Alessandro Marrone nasce in Svizzera, però Alessandro Marrone culturalmente, vorrei ricordarlo ai subianesi, nasce a Subiano, perché uno dei suoi maestri, e lo dobbiamo ricordare, era Luigi Carlo Cherubini, e quindi Luigi Carlo Cherubini rappresenta da un punto di vista proprio culturale, artistico, da un punto di vista di pittore, non di scultore in questo caso, proprio rappresenta la nostra essere Subiano, quindi rappresenta veramente il nostro Giano. Inaugurazione del Giano bifronte di Alessandro Marrone, una storia che inizia tanti anni fa. Se ne parlava forse nel 2014, poi naturalmente era rimasta lì sopita, poi a un certo punto è rivenuta fuori. Ne hai parlato anche con le varie associazioni del paese, una di queste è la Cornucopia,
l'ha presentata insieme a te alle amministrazioni che in quel momento erano attive e da lì forse ha ripreso il via. Poi si è rifermato, poi ha ripreso il via e finalmente quest'opera, da quando hai cominciato veramente a lavorarci velocemente, ma naturalmente con la passione che tu dimostri sempre, forse per un attimo aveva perso l'interesse dei cittadini che dovevano partecipare proprio alla creazione di quest'opera, anche le aziende, però poi alla fine oggi il pubblico era veramente tanto, 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 cioè questo Giano ha veramente legato un paese. Ma io sono contento, è una storia lunga, forse la più lunga, la più lunga scultura in assoluto della mia attività artistica. Sono contento perché, come ho detto all'inizio, la cornucopia a un certo punto ha risvegliato l'interesse perché la cosa era cominciata nel 2014, anche perché, come ho detto anche durante, diciamo, la presentazione, è dedicata fondamentalmente a Subiano, cui ho avuto anche l'onore di vivere soltanto per 15 giorni, essere cittadino di Subiano solo per 15 giorni perché dopo sono partito per il Portogallo. E però Subiano a me lega personalmente proprio l'amore verso il mio padre artistico, che è Luigi Carlo Cherubini. E sinceramente devo a lui proprio letteralmente l'inizio di questa voglia di creare che non mi abbandona e spero che non mi abbandonerà mai. Senti, un'opera più grande al mondo dedicata a Giano, in Guinness. E questa l'ho saputa stamattina perché la cornucopia, avendo una buona capacità culturale, si è informata e non lo sapevo, per cui sono contento anche di questa notizia. Devo ringraziare ovviamente la cornucopia per l'azione che ha fatto sul territorio. All'inizio è stata un po' fredda anche il contatto con il territorio e le aziende del territorio, però ringrazio veramente, ora tanto le posso anche nominare una a una. Ringrazio la CAIM, che è stata la prima ad accettare la possibilità di finanziare l'opera. Poi parte molto importante è la LC Group, che in poche parole è di Luzzi, un carissimo cittadino di Subiano, che ha fatto veramente tutta la parte logistica, il basamento, e bene o male mi è stato molto vicino. Poi gli altri sono Lavorazione Ferro di Baglioni Luca, Magi Mario, i ragazzi della SS71, e Locatelli Giulio, che poi è anche presidente della cornucopia se non sbaglio, le Officine Bianchi, che sono importanti perché tutto il mondo le conosce per le loro capacità meccaniche. E poi, devo essere sincero, il più grande sponsor che ha preso la facciata principale è la Nuova Verta, perché ha creduto in questo progetto e mi ha permesso sinceramente di coprire le spese. Per il resto, diciamo così, che ho dedicato il mio tempo alla città di Subiano e spero che ne tragga profitto sia la città che io personalmente, perché sono veramente contento di aver messo un'opera che è una porta alle porte del Casentino. Allora, diciamo cosa rappresenta. Ma diciamo che la storia di Giano, bene o male, è la storia di un dio senza padre, per cui come Cronos è un dio, diciamo così, autoctono, nel senso proprio è autocreato. Non se ne hanno delle testimonianze fin dall'antichità, addirittura sembra che sia, diciamo così, un simbolo addirittura antecedente al periodo greco-romano a cui è ispirata questa qui. È il dio del passato e del futuro, è un dio che non si guarda in maniera speculare, nel senso che il passato è passato e il futuro è futuro, è unito soltanto dalla cervice, che fondamentalmente potrebbe essere semplicemente il nostro passaggio temporaneo. Infatti è il dio del passaggio dell'epoca, il passaggio della anche volendo della vita e della morte, cioè è un dio che in ogni caso a livello simbolico porta veramente dei messaggi importanti, per cui diciamo che Subiano, cioè Subgianus, ha anche questa particolarità, che è una città costruita diciamo così, con il nome e sotto la protezione di un dio che ha la sua importanza da un punto di vista storico proprio. E il gruppo SRL, cioè il Luzzi, in pratica è stato forse quello che per prima ho cominciato a lavorare proprio su quello che è il Giano Bifronte, perché tutta la parte della situazione del piedistallo eccetera sei stato tu, quindi ci hai creduto fin dall'inizio, giusto? Sì, ma
l'amicizia che ci lega con Alessandro, che ha portato a questo contributo e l'aiuto verso Alessandro stesso, per cui è stato un piacere. Senti, ma da subianese, visto che tu sei un subianese, il fatto di avere il Giano Bifronte qui all'ingresso di del paese, tra l'altro una delle, credo che sia la più grossa proprio statua che rappresenta il Giano Bifronte a livello mondiale. Ma come scultura niente da dire, credo che Alessandro abbia fatto un ottimo lavoro, come sempre. È stato veramente un piacere contribuire, per cui penso che anche per il paese stesso possa essere un bell'immagine di rappresentanza. E la SEMA Autotrasporti, il Sensi, con un ringraziamento ai camionisti di tutti i tempi, quelli della SS71, camionisti del Casentino. Senti, vieni, spostiamoci in qua per il sole, però ecco, avere un Giano, no? Tu c'hai anche il figliolo, eh? Sì, qui c'è anche il figliolo. Quindi c'è anche il figliolo. Io ho iniziato a spendere già un anno fa, no? Ecco, cosa rappresenta in pratica, tra l'altro proprio qui dove c'è la strada statale 71? Sì, è questo perché abbiamo deciso di metterci questa targa. L'ho deciso insieme a questo gruppo di amici, insomma, che sono un gruppo di amici che peraltro dovrebbe arrivare fra poco anche l'amministratore. E è stato deciso così, come si è deciso ormai, te lo sai, da 10 anni, ormai a Subiano si è fatto, se ti ricordi, 10 anni fa, primo raduno, poi si fece la mostra fotografica e lì la collaborazione fu con Fartigianato che ci aiutò, e la Proloco. E ora questa qui si è decisa con questo gruppo WhatsApp, diciamo che ce n'è 1000, e niente, e si è pensato proprio perché è lungo la, noi si è messo SS71 che poi non è più, sarebbe un SR, però per noi per valenza storica si è tenuto SS71, una strada importante che parte dal Bolsena e arriva alla Romagna, attraversa 4 regioni, e qui siamo in un nodo centrale, rappresenta comunque tutta la strada che Casentino è stato, è anche oggi, ma è stato di più, proprio una patria delle grosse industrie, e qui davanti tanti camici passato la notte, la mattina, e si è voluto mettere questa targa per il ricordo, perché oltretutto insomma anche chi oggi passa e la vede subito qui davanti. Diciamo che oggi quando vi sentite sui baracchini direte siamo qui davanti al Giano, qualcuno, sì. Non potrei andare per scaricare o no? Sì, è vero, diventa un simbolo, insomma, sono vicino alla rotonda, dove c'è, anche se uno non è del posto, dove c'è quella statua imponente, diventa un simbolo, diventa un riconoscimento, diventa. Quelli della SS71, naturalmente i camionisti, poi c'è la SEMA, quindi è tutto quanto. Tu chi sei? Io sono uno dei più giovani, diciamo, del Casentino autisti, si è creato un bel gruppo nel giro di un anno o due, a partire da io che sono uno dei più giovani, fino ad arrivare a gente che tuttora lavora, fino ai pensionati. Il nome prende proprio dalla strada 71, un'opera importante e siamo stati contenti di partecipare a questa iniziativa. Senti, ma quando si passa in un luogo con un camion, no? Sto pensando non soltanto Subiano, comunque sia, voi viaggiate in lungo e largo Italia, Europa e forse anche oltre. Sì. Però ecco, quello che intendo è che trovare a volte dei simboli è più facile, cioè essere anche riconoscibile, no? Un territorio. La nostra vallata, secondo me, è una, noi che giriamo lo possiamo confermare, una delle più belle d'Italia, secondo me. Questo alle porte del Casentino sicuramente è un'opera importante, che dà una bella immagine, ecco, dai. Questo sì, sì. Allora, a questo punto nient'altro che buon viaggio a voi e al gruppo di quelli della SS71, quindi oggi SR71, ma nasce proprio dalla storicità. Giano è storia, voi fate la storia, ma siete anche il futuro, perché con la tua gioventù, dobbiamo dire, hai fatto una scelta importante. E poi facciamo una cosa, ringraziamoli tutti questi camionisti, perché se permettete, quello che troviamo ogni giorno in tavola, quello che troviamo ogni giorno nei negozi, arriva molto spesso tramite loro, anzi, se non ci fossero loro non ci avresti proprio niente. Noi non ci siamo mai fermati. Giulio Locatelli rappresenta la cornucopia per colei che ha presentato proprio questo progetto alle amministrazioni comunali, però Giulio Locatelli è un imprenditore, ha scelto un'associazione e ha scelto di costruire proprio un'associazione in Subiano perché crede nella storia, crede nella divulgazione, proprio tutto quello che è un territorio, ma nello stesso tempo lo fa anche attraverso un'azienda che ha esportato il nome di Subiano ovunque, in tutto il mondo. Stiamo parlando della Locatelli Meccanica, quindi in questo caso anche qui c'è un marchio della Locatelli Meccanica.
Sì, sembrava doveroso, al di là del fatto che io appunto sia presidente di questa associazione che da tanti anni segue sia la cultura ma anche e soprattutto l'idea della costruzione della statua, mi sembrava doveroso proprio come azienda essere presente in quanto azienda storica del comune di Subiano. Ricordo che la Locatelli Meccanica, che prima si chiamava Fratelli Locatelli, nasce nel 1924 già con alle basi delle conoscenze di meccanica, perché il mio trisnonno era un meccanico e riparava le macchine per l'agricoltura le prime macchine per l'agricoltura che c'erano in questa zona. Quindi poi il mio nonno, il mio babbo con il mio zio e ora siamo tre cugini che portiamo avanti l'azienda. E è un'azienda che soprattutto opera nel settore mondiale, in questi ultimi anni nel settore delle zecche. Siamo diventati fornitori delle più grandi zecche private e pubbliche al mondo. Ultimamente abbiamo fatto una grossa fornitura alla zecca indiana, poi recentemente abbiamo vinto dei bandi con la zecca di Romania, siamo in contatto con la zecca degli Stati Uniti, Spagna, Portogallo, molte le più grandi zecche private, quindi è un onore per noi quando andiamo fuori esportare il nostro nome, e anche quando i nostri clienti vengono a trovarci ci fa piacere che vedano la statua e vedano anche il nostro nome alla base della statua. Amici importanti, dico io, ma amici scultori, naturalmente in tre hanno rappresentato le loro opere all'interno della torre di Subiano, cuore naturalmente di un Giano bifronte, però tu sei effervescente, se le inventa ogni giorno. Alessandro invece è più pacato, studia, arriva nel contemporaneo, ma poi c'è questa forma un po', dobbiamo dire, classica, no? Dietro di sé. Beh, diciamo che Alessandro è il maestro e chiaramente è veramente quello che può insegnare l'arte a uno come me che ha iniziato da pochissimo tempo. Io sono molto istintivo e quindi ho bisogno di essere molto rapido nella realizzazione delle mie opere. E però con Alessandro stiamo sempre molto vicino, molto a contatto, ci scambiamo le idee, facciamo delle mostre insieme, collaboriamo, e questa secondo me è la cosa più bella, cioè l'amicizia unita anche all'arte come segno di stare insieme e di condividere tantissime cose belle, artistiche. Che ne pensi del Giano? Tanto tu l'avevi già visto. Sì, il Giano l'ho seguito, l'ho seguito sin dall'inizio. Beh, credo che sia un simbolo forte per la comunità di Subiano e rappresenta veramente questo passaggio tra il passato e il futuro, e anche le scritte, quei segni che Alessandro ha voluto mettere è un qualcosa che poi forse in futuro potrebbe anche succedere, quindi rappresenta Alessandro, tutto quello che è questa scultura, poi c'è anche il maestro. Altro artista venuto così a salutare proprio Alessandro Marrone in questa giornata, Ricci, e in questo caso proprio una scultura. Tu ti dedichi molto forse alla ceramica anche, ma non solo, e qui invece abbiamo un lavoro particolare con le resine, con le malte, insomma tipico un po' di Alessandro Marrone, e nel grande, molto grande. Certo, sì. No, io mi dedico sì alle terrecotte, ma anche molto al bronzo, adesso anche al marmo. E comunque, come dicevo prima, con Alessandro ci siamo incontrati a scuola. Già fin da piccoli si faceva del modellato a casa, però poi a scuola ci siamo approfonditi. Devo dire che conosco la difficoltà appunto della scultura e credo che Alessandro qui ne abbia dovute superare diverse le difficoltà, però le ha superate brillantemente, veramente ha fatto un buon lavoro e gli faccio i miei migliori complimenti. E a Subiano sono in molti che portano il nome di Giano, tra queste una società anche sportiva, e in questo caso la New Team Giano, che gestisce proprio la piscina di Subiano. Ringraziamo l'invito alla partecipazione a questa inaugurazione della statua bellissima, che tra l'altro anche nel nostro nome viene ricordata. Noi siamo l'associazione sportiva dilettantistica New Team Giano, per l'appunto, e siamo appunto gestori della piscina comunale di Subiano, e quindi ci fa veramente molto molto piacere partecipare agli eventi del paese, non solo sportivi ma anche culturali, siamo sempre presenti,
ringraziamo dell'invito, abbiamo partecipato volentieri e quindi questa statua che rappresenta un po' le porte, l'inizio del Casentino, dopo pochi metri c'è anche la piscina, quindi chi vuole fare sport può venire in sicurezza anche da noi che siamo riaperti in questo momento di difficoltà, ma continuiamo a portare avanti il nostro progetto sportivo e di salute un po' per tutti, insomma. E ora chi è il giovane e chi è il vecchio? Veramente a livello cronologico sarebbe, non lo diciamo, va bene così. Il futuro lo rappresento meglio io. Allora, qui sono degli amici che sono venuti a trovare. No, questo non è soltanto un amico, lo ritengo quasi un fratello sotto certi punti di vista, nel senso che bene o male è la delegazione di Castiglione del Lago che a me ha dato veramente tanto e lui è uno tra i capostipiti che ha accettato, diciamo, di portare avanti il progetto di ali di carta davanti all'aeroporto Euletieri, per cui è, il mio amico Fantoni è veramente un... non è necessario. È anche, dillo te, un estimatore, un profondo estimatore del maestro Marrone, che rappresenta meglio di tanti altri un modo di rappresentare il futuro recuperando anche il passato, che è sempre una gran cosa a mio parere. Allora, qui siamo tutti con Castiglione del Lago. Sì, ma lui non dice che è il curatore del museo dell'aviazione, cioè qui davanti abbiamo un mostro sacro, nonché ex sindaco di Castiglione del Lago. Non l'ho fatta sotto la sua amministrazione, se no dicono che si è fatto qualcosa, non è vero, dopo. E poi abbiamo il carissimo Massimo Sordi, che è uno di quelli che nella cultura di Castiglione del Lago ha una potenza allucinante, nel senso che grazie alla sua... volontà è stato ricreato è stato creato un festival a cui ho avuto l'occasione di essere invitato e sono andato, meravigliosa, per cui sta letteralmente rivoluzionando proprio la città di Castel del Lago, perché porta della musica che oramai, diciamo così, è un po' antica come noi, ma ancora suscita grande interesse. Qui, se vuoi, intanto la musica, si parla di un festival musicale importante, sì, che è quello che viene svolto. Si parla di una musica rock progressive, musica di 40-50 anni fa, ma io ringrazio di avere amici così bugiardi che proprio esaltano delle cose. No, comunque stiamo veramente cercando di fare qualcosa di bello in cui noi crediamo, in cui noi ci mettiamo tutta la passione e ci divertiamo a farlo. Fin tanto che ci divertiamo, cerchiamo di farlo e di dare potenza a certe cose. Insomma. Allora, gli aeroplani lo vedete davanti all'aeroporto, poi dove ci sono i vigili del fuoco, si vedono lì spalmati proprio sulla parete, mi sembra giusto, dei vigili del fuoco. Da noi ha dato prova anche della dimestichezza con la pittura, con la quale riesce altrettanto a dare il senso della libertà, nel caso di Castiglione del Lago e degli aerei di carta Freedom davanti all'aeroporto, ma anche con altre importanti opere. Voglio citare Agile Trasimeno, che è nei pressi dell'aeroporto, che ha rappresentato meravigliosamente lo spirito della leggenda di Agila, della ninfa di Agila sul lago Trasimeno. Quindi diciamo un personaggio che, nonostante dal punto di vista personale abbiamo, come dire, delle riserve, amichevoli naturalmente, ma lo stimiamo molto come artista e sono certo che avrà un gran futuro e darà molto contributo all'arte e ai nostri territori. Adesso vuole andare in Svizzera, però forse ci va per un motivo, perché voi siete stati il primo dei laghi. È vero. Poi c'era il lago di Lugano e l'altro lago era di là, dall'oceano, l'idea, giusto? Del Michigan, sì. È vero? Sì, l'idea era quella del lago Michigan. Allora mi fa un po' specie parlarne proprio sotto Giano, perché sinceramente va bene, passato e futuro. Passaggio. Il passaggio, infatti, è proprio il passaggio, per cui è carino anche riavere un po' tutta questa visione degli ultimi anni della mia vita. E sì, è un progetto come tanti che partono, speriamo che arrivano in fondo, ci stiamo lavorando, però l'unione è veramente di poter mettere insieme, diciamo, il lago di Trasimeno, che a me ha dato tanto, poi il lago di Lugano e sinceramente io punto più sul lago di Sursee, perché è proprio dove sono nato fisicamente, però vediamo, insomma, stiamo discutendo un po' questa cosa e poi sto interessando in qualche maniera
i miei amici americani per vedere se riesco poi a fare questa triangolazione sul lago Michigan. Vediamo, come cerchiamo sponsor e realizziamo, perché io dalla comunità cerco di non prendere mai nulla, continuo a dirlo, ma questo è semplicemente per stimolare gli sponsor. Se avete dei soldi da spendere, sapete dove spenderli. Sono arrivate dalla Svizzera, in questo caso per sostenere proprio Alessandro Marrone con la realizzazione di quest'opera che è veramente imponente. Però Alessandro Marrone tornerà in Svizzera, dove è nato, giusto? Dove è nato e dove è cresciuto fino a 7 anni, è la sua comune nativo, è Sursee, è un cantone in Svizzera dove si parla tedesco. Dove l'ha conosciuto lei Alessandro? Allora, io Alessandro Marrone ho conosciuto a New York. Ero con il ministro Caluccio per una manifestazione a New York e lì abbiamo conosciuto Alessandro Marrone. A questo punto lui tornerà forse a insegnare oltre che a esporre? Stiamo valutando adesso di aprirgli magari una scuola di disegno e ci sono diverse cose che abbiamo in ballo di dargli una spinta, di aiutarlo. Diciamo che l'arte svizzera è tenuta molto in considerazione. Sì, perché abbiamo in Svizzera abbiamo la Swiss Miniature, che è il direttore della Swiss Miniature e gli darebbe anche dei locali a disposizione per aiutare e promuovere proprio l'arte e le sue sculture in Svizzera. Grazie, è piaciuto questo monumento? Molto, sono sorpreso perché non mi aspettava proprio così enorme e bello, sì, sì. A questo punto però dobbiamo ricordare che tutto è in evoluzione, tu vai in Svizzera, come ci hanno detto in Svizzera, però se una ditta vuol partecipare, se un cittadino normale, comune, vuol comunque mettere il suo nome, così come tanti cittadini lo hanno fatto, comunque se un cittadino semplice vuole avere la tua spillina nel Soggiano, può farlo? Sì, può tranquillamente farlo andando sul sito www.alessandromarrone.it, proprio nella sezione dedicata al Giano Bifonte, ci sono tutte le spiegazioni, uno può tranquillamente fare un'offerta, poi riceverà giustamente la sua ricevuta e se vuole la spilla o se no soltanto il nome. Le aziende, ci è rimasto diciamo così un ultimo spazio importante e qui diciamo così mi rivolgo alle aziende di Subiano che magari ancora non hanno diciamo così pensato di poter contribuire. Almeno così guadagno qualcosa, insomma, nel senso buono, però c'è ancora uno spazio importante da poter coprire e spero di coprirlo quanto prima, per cui questo è veramente un appello. E poi il discorso della Svizzera, diciamo che è un discorso che, bene o male, perché se no quando dici che vai dopo pensano che tu sia andato, oddio scusa, e è un discorso che stiamo mettendo su perché siamo anche in un periodo storico un po' particolare, che è quello del lockdown, per cui abbiamo il problema reale di una possibile ondata di ritorno nel primo periodo diciamo così di fine autunno. Allora pensavo in ogni caso di poter andare in Svizzera, oltre ai progetti che sono già in atto, che sono qualche anno di cui ne stiamo parlando, per la costruzione di una scultura che riporti bene o male un collegamento tra il lago Trasimeno e i laghi svizzeri o italiano o della Svizzera tedesca dove sono nato, oppure un altro progetto importante su cui sto lavorando è proprio la parte diciamo dell'insegnamento, per cui andrò a fare non so se uno o due mesi di lezioni private proprio a Lugano e stiamo organizzando il tutto, infatti i miei amici svizzeri sono venuti qui in delegazione ma anche per definire un attimino diciamo così la struttura del movimento per la mia andata. Altro incontro a questa presentazione proprio e inaugurazione del Giano Bifronte, che è un incontro importante. Lui è un mio carissimo amico, una persona di una cultura direi veramente esagerata. È un editore, è un imprenditore importante, è un amico fondamentalmente. E ho avuto l'onore di premiarlo a New York l'anno scorso come Young Professional of the Year. Ecco, perfetto, perché il mio inglese lo sapete che fa veramente paura, parlo l'aretino e il portoghese e un po' lo svizzero e niente, sono contento di averlo qua e è importante anche la sua presenza. Lui si chiama Lorenzo Paganelli. Allora, Lorenzo, in America perché? In America perché viene premiato il merito. Io ho visto le varie fasi della costruzione del Giano Bifronte di Alessandro Marrone, come ho visto le varie fasi della vita di Alessandro Marrone, che è un amico, un grande artista,
Sono molto felice di poter essere suo amico e di condividere tante emozioni, tante esperienze e che la sua arte sia per tutti, non solo nelle gallerie importanti in Svizzera, New York, in Italia, a Milano, Parigi, un po' in tutto il mondo, in Cina, Sud America, ma anche perché bisogna guardare la vita dell'artista. Mio padre è l'editore di Federico Fellini in Italia, ho visto quando ero bambino la stesura del Librone dei Sogni e vedo anche un sognato, visto che quest'anno è il centenario della nascita di Federico Fellini, tanto sogno in quello che Alessandro Marrone come artista comunica, e noi giovani abbiamo bisogno di questo, di una prospettiva, abbiamo bisogno anche che passi questo messaggio, è molto importante, quindi sulla strada ma con una solidità e con un'imponenza che ci dà un po' di concretezza, una base importante su cui costruire il nostro futuro. Io mi occupo di intelligenza artificiale, di cyber security, che sembrano cose molto astratte, devo dire che anche in questo spesso l'innovazione prende proprio succhia, diciamo, quello che di meglio c'è, come se fosse una sorta di propoli del miele, delle api, è vita, e prendiamo ispirazione proprio da un artista grande come Alessandro Marrone. Devo ringraziare anche sempre quello che è Vincenzo Mara, che poi ci ha unito, una fondazione importante che crea un ponte fra l'Italia e gli Stati Uniti e che premia il merito. Quindi diciamo Alessandro negli Stati Uniti, potrà essere un sogno o invece potrà essere una realtà? Beh, Alessandro negli Stati Uniti ha già realizzato delle opere d'arte, anche importante per Papa Giovanni Paolo II, Sua Santità, e credo che nel futuro, quest'anno doveva essere un anno, ieri insomma, da pochi giorni ci ricordiamo del 9-11, quindi non mai scordarci, ci dà anche l'idea della storia, ecco, raccontare bene la storia ai figli, alle generazioni successive, ci dà la possibilità anche di, ripeto, creare una base culturale importante per questo. Perché dico questo? Perché Alessandro Marrone ci stupirà negli Stati Uniti prossimamente. Non voglio lasciare suspense, però credo che andrà a realizzare un'opera importante per gli italiani in America, e oggi essere italiano negli Stati Uniti è un orgoglio. Lungo la strada regionale 71, in questa aiuola dell'amministrazione comunale di Subiano, il Giano testimonianza di un passaggio, no? Dobbiamo dire, di una strada sempre curata, sempre portata avanti, sempre con attenzione proprio da colui che ha creduto proprio nella sicurezza, ma anche in un punto di passaggio per quello che è l'economia del territorio. Sì, è veramente bello, importante che le opere che vengono realizzate ai fini di una maggiore sicurezza stradale vengono poi abbellite attraverso opere come queste. Il maestro Marrone oramai ci ha abituato a questa sua competenza, a questa sua arte che oramai è diffusa e disseminata un po' nella nostra città e lungo le nostre strade. Ma questa è anche la dimostrazione di come la Toscana sia una terra di cultura e di arte diffusa. Non c'è bisogno di andare soltanto nelle gallerie d'arte, nei musei per poter vedere delle bellissime opere, ma anche in maniera così diffusa come in questo caso lungo la strada noi vediamo un'opera d'arte bellissima che richiama lo stemma del comune di Subiano, questo dio delle porte, che sicuramente impreziosisce questa rotatoria, questo sistema che è stato a suo tempo finanziato dalla regione e che oggi trova questa collocazione. Quindi grazie all'amministrazione comunale, all'associazione Cornucopia, ma soprattutto a tutti quelli che hanno fattivamente contribuito per questa realizzazione. La Toscana, anche questa, è una terra dove il bello, dove l'arte si respira, si vede, si gusta in maniera veramente diffusa e a volte casuale, e questa porta del Casentino impreziosita da quest'opera fa veramente un grandissimo piacere.